prima il tema sull'extracosti, è ovvio che gli extracosti a Roma servono, però noi non siamo credibili, come possiamo andare a chiedere extracosti quando abbiamo una struttura assolutamente inefficiente prima di sprechi? Noi facciamo il nostro e poi dopo tranquillamente ci viene mal riconosciuto, primo. Però è troppo facile, non ci può buttare sempre in politica, caro Meloni, caro Fascina. Sul discorso del no, no, io dico, è ovvio, però tu per essere credibile non ti puoi presentare con gli ore di sprechi, so 20 anni che ci stanno a Roma. Poi un tema molto serio, su me importante, noi dobbiamo rivendicare un federalismo comunale. Oggi il comune di Roma non ha flessibilità per fare il proprio bilancio. Ci viene liquidato il 99% delle tasse dallo Stato, quindi noi abbiamo un bilancio con una struttura assolutamente rigida, quindi non abbiamo capacità per poter incidere. Bisogna rivendicare con forza, questo sì, un federalismo non regionale che ha fatto dei danni enormi perché sono dei centri assolutamente di inefficienze, ma comunali, dare la possibilità di chi riscuote di spendere perché sa come spendere i soldi. Vengo al discorso della pubblica amministrazione. Caro Claudio, quando a Roma ci sono dei dipendenti che guadagnano anche 1.100 euro al mese, come fai a vivere a Roma 1.100 euro al mese? Allora, prima di licenziare qualcuno ci penso 1 miliardo di volte, oggettivamente. Dopo 7 anni di crisi, l'ultima parola che voglio sentire è il licenziamento. Cosa diversa è dare una responsabilizzazione. Io perché insisto sul modello di governo a quartieri? Avendo molte persone, come una grande azienda come ognuno di noi, dobbiamo organizzare le persone che ci abbiamo. Allora voglio che ci sia un signore che si occupa di Piazza Vittorio. Se lui sta male c'è un altro, in modo che questi signori hanno un signore con nome e cognome, con tablet, e si possono chiamare e confrontare con lui. Lui è online, è tracciato con chi parla, con quelli della CEA, con quelli di che sia che hanno bisogno di quel tipo di problema. E responsabilizziamo anche per pezzi di strade. Oggi ci sono pezzi di strade municipali, quella a fianco è comunale, non si sa chi fa che cosa e perché lo fa. Responsabilizzazione, abbiamo migliaia di dipendenti, facciamoli lavorare bene. Io credo che un signore che guadagna 1.400-1.300 euro al mese, se lo fa lavorare bene, ma lavora bene. Poi ci sarà anche il fannullone, ma quello c'è ovunque, anche nella nostra gente ci sta qualcuno che non lavora come deve lavorare. Ma ciò non toglie che noi oggi non abbiamo la possibilità, oggi dipendenti, di essere messi in condizione di lavorare bene. E poi il merito, diciamo la verità, oggi ha fatto carriera in questa città chi è iscritto a un sindacato o a un partito politico. Questa è la verità. I bravi stanno mal ascolti. C'è un altro problema serio. Oggi è tutto bloccato, tutti quanti noi sappiamo, nessuno firma più nulla. Sono tutti nel panico, ma è ovvio, ma se uno che firma poi si trova 50 mesi di garanzia, allora noi dobbiamo dare ai dipendenti pubblici copertura, certezza, obbligo di fare bene il loro lavoro, ma mentre neanche non c'è di farlo. Chi di noi, quanti di noi trova qualcuno che c'ha la malapena che gli firma e che non lo fa? Trovi poi quello che lo fa e che ti chiede i soldi. Questa è la verità. Quindi esemplificare, responsabilizzare, decentrare un modello che tenga conto dei quartieri e anche di pezzi specifici di strade che siano delle punti di riferimento in cui ogni cittadino sa esattamente a chi interfacciarci per dare la possibilità a quel dipendente di avere un senso di responsabilità serio e concreto. Grazie.